Ciao, sono William Bisacchi di blog bisacchi.it e oggi parleremo di sicurezza interna o sicurezza esterna. Ovvero, mi spiego meglio, possiamo fare sicurezza a prescindere dalla classe antifrazioni, che sia 2, 3 o 4, e ti invito a leggere l'articolo o guardare il video a proposito delle classi antifrazioni. Questa sicurezza si può raggiungere con l'infisso interno o con l'oscurante esterno o con l'inferriata. Che cosa cambia? Non cambia il grado di antifrazione, perché se prendo un'inferriata classe 3, una tapparella classe 3 o un infisso classe 3, la sicurezza che ottengo è la stessa, teoricamente, ok? Ma cambia il modo in cui utilizzo la casa. Esempio, se monto un'inferriata di sicurezza, posso dire dormo con le finestre aperte, mi passa aria, se mi piace, nelle stagioni in cui il meteo me lo consente, posso avere quel privilegio di dormire con la brezza che mi arriva addosso. Sempre che non mi piaccia la luce che viene di fuori, che gli piace dormire col buio, anche già questa cosa qui già non va più bene. Oppure, sempre che non abbia un impianto di ventilazione meccanica controllata con recupero del calore, perché in quel caso le finestre devono essere chiuse. Oppure potrei dire, monto il sistema oscurante, quello esterno, di sicurezza. In quel caso, anche a parità di sicurezza, il ladro deve rompere quel sistema lì e poi deve rompere anche l'infisso, che anche se non è certificato, comunque è una cosa in più e che richiede tempo, ok? Però c'è un rovescio della medaglia. Durante il giorno che io voglio stare alla luce del sole, quindi la tapparella o lo scurone aperto, non posso stare in sicurezza, mentre se ho l'infisso blindato sono ancora in sicurezza. Quindi, che cosa ti voglio dire? Che non esiste la sicurezza migliore, esistono modi di vivere la casa. Se ti piace stare in sicurezza nel 99% del tempo e hai la possibilità di avere una casa con le finestre sempre chiuse, quindi una casa di nuova generazione o che le apri saltuariamente, forse la scelta dell'infisso potrebbe essere più idonea al tuo caso. Se invece sei di quelle persone che non gli dà fastidio l'inferriata di sicurezza, non gli crea l'effetto galera, anche quella è un'ottima soluzione, perché ti consente di avere protezione dell'oscuramento, inferriata e infisso interno. Quindi forse il massimo della sicurezza. Se invece l'inferriata non ti piace, ma vuoi il massimo della sicurezza quando vai a letto, quando vai via, e quando vai via, quando vai a letto, chiudi sempre la schermatura solare, a quel punto vai di schermatura solare, che sia persiana, che sia tapparella, scurone o quello che è, e poi l'infisso dentro normale. Sempre abbinato ad un buon sistema d'allarme, guarda l'articolo sui sistemi d'allarme e il video sui sistemi d'allarme. Spero che ora anche dove mettere la sicurezza ti sia più chiaro. Ciao e al prossimo video!